Vedo delle macchine attorno alla torre di guardia. Brutto segno. Mi avvicino alla torre di guardia. Mi sa che dovrò salire più in alto. Devo eliminare le macchine per guardarmi intorno. Bene, dove è finito il soldato di guardia sulla torre? Deve essere lui. L'hanno colto di sorpresa, a giudicare dalle ferite. Almeno è morto in fretta. Il corno di Kiva. Ma la nota mi sembra diversa. Meglio tornare alla torre di guardia e controllare le cose. La torre è sotto attacco. Devo tornare giù in fretta. Arrivo in picchiata. Le macchine non se lo aspetteranno mai. Sangue dei dieci, la straniera vola! Hey!
bruciando! Grazie per il tuo aiuto. Ezekiel sta arrivando? In realtà, le macchine l'hanno colto alla sprovvista. Mi spiace. Cosa? Lui era un ottimo combattente. Il migliore di noi. È morto, Kiva. Siete solo voi due ora. Dannato Tecotti. Siamo solo andati all'ambasciata per obbedire agli ordini del capo. E che cosa otteniamo? Una condanna a morte mascherata, vero? Tutto perché Tecotte voleva solo vendicarsi del capo. La cosa finisce qui. Già. Grazie, straniera. Tieni. Questo è per te. Vivallo! Ce ne andiamo. Un soldato è morto per i giochi di potere di Tecotte. Almeno gli altri due potranno tornare a casa. Presto ci saranno mucchi di neve ovunque. Thank you.
Degli indicatori. L'arrampicata di cui parlava Jack deve essere da queste parti. Controlliamo come sta suo fratello. Ne verrà fuori una buona tintura. Tutto questo vento rischia di scatenare una valanga. Quei Tenakt sembrano feriti. Cos'è successo? Quella sembra la persona al comando. Dovrei parlarci. Spezza mura. Se vuoi assistere alla marcia dei dieci, ti è andata male. In realtà sto cercando uno che si chiama Pento. Pento? Quel poveraccio era già bello che morto prima che arrivasse la tempesta. Non esagerare, soldato. Di che cosa parla? Il ragazzo che cerchi è ancora sul monte, con altri due. Solo Pento ha deciso di rompere la tradizione e scalare in solitudine. Ha poche possibilità. E forse non ne ha mai avute. Mi spiace doverlo dire, ma non è un buon Tenakt. E quindi restate qui ad aspettare? Non dovreste chiamare aiuto? Nessuno potrebbe aiutarli, non con la tempesta. La montagna deciderà il loro fato. Questo lo vedremo. Prima però ho qualche domanda. Perché siete tutti convinti che Pento non può raggiungere la vetta? Siamo un popolo guerriero. Rispettiamo forza e agilità. Pento non ha né l'una né l'altra. Si occupa delle pulizie fin da quando è piccolo. Eppure ha deciso di affrontare la nostra prova più ardua completamente solo. E tu pensi che sia una pazzia? Non mi piace quella parola. Quando ho indossato una corazza da donna, hanno dato della pazza anche a me. Credo che Pento voglia solo dimostrare quanto vale. Far vedere chi è davvero. Lo capisco. Fidati. E anche senza tempesta la scalata è difficile. Cos'è di preciso questa marcia? È una delle piste più difficili di tutto il territorio. Si narra che i dieci l'abbiano scalata a coppie durante la guerra con le macchine. Per diventare soldati, i nostri formano delle coppie e seguono le orme dei predecessori fino alla gemma di sangue. Un fiore che cresce sulla vetta. Ma Pento ha deciso di scalare da solo. O forse nessuno ha voluto accompagnarlo. Volevo fermarlo, ma non ci sono regole a impedirlo, quindi l'ho lasciato partire. Mi suona familiare. I Nora hanno un rito simile. E nessuno ha voluto affrontarlo con me. Sbagliando, immagino. Già. Posso provare a salire anch'io sulla montagna. Così posso cercare Pento. Hai detto che ci sono altri due che non sono tornati. Soltanto uno. L'altra è laggiù. Zicca! Rocco ed io stavamo scendendo, ma una valanga ci ha separati. Non si vedeva più niente. Qualcuno deve cercarli. Non riuscirai a vedere nulla in quella tempesta. Io non ne ho bisogno. Tornerò. Sei ferita? Se la tempesta peggiorerà, dovrò usare il focus per trovare gli scalatori. Devo seguire gli indicatori. Mi porteranno all'inizio del sentiero.
Qualcuno sta combattendo più avanti. Inseguito. I miei assassini indistruttibili. A quel Tenakt serve aiuto. Non so chi sei, ma grazie dell'aiuto. Non proprio, ma ce la farò. La tua compagna di scalata ha detto che vi ha separati una valanga. Compagna? Già, la valanga ci ha colte di sorpresa. Sono volato via come un ramo. Ero sicuro di morire. Poi qualcuno mi ha afferrato e tirato fuori. Era Pento. Ha rischiato la vita per me. Hai visto dove è andato? Sulla rupe dietro di te. Voleva finire la scalata. Gli ho detto che era un suicidio, ma è andato. Puoi tornare a valle da solo? Sì. Non vorrai seguirlo, vero? Vai, torna da Wekatta prima che la tempesta peggiori. Che i dieci ti guidino. Devo trovare Pento prima che si faccia ammazzare. Meglio usare il focus per trovare la sua pista. Quelle sono le tracce di Pento. Spero di riuscire a raggiungerlo. La valanga ha distrutto quasi tutta la via d'arrampicata. Il soldato disperso è passato da qui. Devo portarlo a un tintore. Pento è passato di qui. Il sentiero gli è crollato alle spalle. Posso proseguire planando. Devo superare questa trincea! Potrei provare ad attraversare la trincea planando.
Potrei provare ad attraversare la trincea planando. Dovrei riuscire a ritrovare le tracce di Pento. Eccole. Pento ha scalato questa rupe, ma il sentiero è instabile. Non credo che riuscirò a salire per la stessa strada. No, togliti di mezzo! Speriamo che sia Pento. Le zampe sono fatte per saltare, per scalciare, ovvio. Ha bisogno d'aiuto! Chi va là? Un'amica! Hai rotto la corazza! Niente mi spacca la pelle. Grazie dell'aiuto, signora. Sei arrivata. Pensavo che il sentiero mi fosse crollato dietro. Pento! Ci conosciamo? Mi manda Wekatta. Dobbiamo scendere dalla montagna, ora. No, non posso tornare, sarebbe un fallimento. Devo trovare per forza quel fiore. Senti, io lo so che significa quando la tua tribù ti disprezza, ma... Allora capirai bene perché ho deciso di scalare questa montagna o morire nel tentativo. Grazie. Cosa fai? Questa scalata è pensata per due persone, vero? Ti accompagno. Ti seguo, allora. Tieni, prendi. La pista prosegue da questo punto. Sai il mio nome, ma non mi hai detto il tuo! Questo lo lascio qui. Aloy!
Sicura di voler avere a che fare con il peggior fallito del bastione, Aloy? Certe cose preferisco giudicarle di persona. Sai, non tutti possono nascere con una spada incollata alle mani. Cos'è stato? Non lo so. Forse è solo il vento. Lo spero. Non si passa. C'è ancora un chiodo da roccia del sentiero originale. Non che serva molto al momento. Scusa. Incredibile! Abbatto quest'albero! Ci farà raggiungere il percorso! Non so dove porti quella strada, ma ti aspetto, di sicuro non ti dico di no! Dovremmo poter saltare dall'albero sul sentiero. Hai dell'attrezzatura, niente male. Grazie. Cominciamo a salire. Non credo di aver mai sentito il vento ululare così. Ci siamo quasi. Eccoci qua. Non ci credo, ce l'abbiamo fatta. Raggiungiamo la vetta, forza. Io? Ci mancava solo questo. Possiamo farcela. Forza. Questo l'ho sentito. Andiamo! Di qua, Aloy! Aspetta!
Il tempo sta migliorando. Beh, com'è salire di grado? Molto bello, direi. Questo è importante per me. Sai, anche tornando vincitore, ti tratteranno allo stesso modo. Sinceramente, volevo solo dimostrare a me stesso di esserne in grado. Torna indietro. Va a dire che sto bene. Io starei qui ancora un attimo. Scendo tra poco. Certo. Grazie. Usando il mio ala scudo, dovrei scendere più rapidamente. E godermi il panorama. È tutto così calmo ora che la tempesta è passata. Scende! Sono quasi arrivata in fondo alla pista. Vento non sarà lontano. Ecco gli altri. Hai trovato Pento, straniera? Si è fatto ammazzare, vero? Non dirlo! Aloy, torni da sola. Dov'è? Mio fratello è... Non puoi perdere il controllo così, Jack. Adesso sei la sorella di un soldato. Pento! Hai! Ho completato la marcia. Ecco qui la gemma di sangue. Con la mia benedizione, sei un soldato. Che le ali dei Dieci ti mostrino la strada. Ditemi che è uno scherzo. Lui? Un soldato. Andiamo. Fiore o non fiore, sappiamo tutti che non sarà mai degno di fare altro che pulire la nostra Direi che qui abbiamo finito. Mettici della neve, o ti verrà un livido. Grazie per avermi salvato. Forse quando sarò anch'io un soldato finiremo nella stessa squadra. Così potrò restituirti il favore. Carino. Va via, arrivo subito. Tieni, come ricordo della nostra scalata. Che i Dieci ti guidino sempre alla vittoria, Aloy. Ci si vede, Pento. La neve scricchiola sotto i miei passi.